In posto 6 dove c'è Arcangeli, tocca Ortman, potente lungo linea. Ottime prestazioni da inizio stagione per un giovane talento che trova adesso il primo S del match. Makalor deve lavorare il colpo dove c'è Arcangeli. Hancock sceglie l'attacco della seconda di Ortman, prova a salvare Marina Lubian ma termina fuori la sua difesa. Ricezione di Begic, Hancock sceglie Ortman che va proprio a pescare il varco. Fa ancora servire Morello, sempre su Begic, palla in testa Hancock che sceglie l'attacco della seconda di Ortman, colpita De Bortoli. Nel frattempo Anna Ortman dà dimostrazione delle sue qualità in attacco. Free ball per Monza con Ortman che va ad attaccare, palla che cade in posto 6. C'è De Bortoli, Morello al centro da far, palla alta, può ricostruire Monza con la palla alta per Ortman, il pallonetto mancino della numero 12.